Amici di Chimera Revo, siamo qui allo stand di TCL a IFA 2016 Berlino assieme a Roberto Poni, che ci parlerà del loro nuovo TV in arrivo l'anno prossimo, l'X1. Salve Roberto. Allora, ci parli un po' di questo TV, che cosa lo rende particolare e soprattutto chi è TCL? Allora, TCL è una multinazionale cinese che è nata nel 1981, quindi diciamo relativamente giovane, e si occupa a 360 gradi di tutto quello che è l'elettronica di consumo in generale. È uno dei principali produttori di televisori, infatti da ricerche di mercato rilasciate dalla Display Search si colloca al terzo posto dopo alcuni marchi blasonati, ed è sicuramente uno dei principali e sarà uno dei principali player da qui a diversi anni. Per quanto riguarda TCL Multimedia, che è il settore che si occupa principalmente dei televisori, opera sia con i propri marchi, che sono TCL in primis e Thomson, in quanto abbiamo le licensing per vendere i prodotti TV a marchio Thomson. È anche un produttore in OEM, di conseguenza siamo anche produttori per altri marchi. Quindi questo diciamo è il grosso modo quello che è TCL in questo momento sul mercato. Venendo al prodotto, questo sarà il prodotto di punta per quanto riguarda il prossimo anno ed ha tutte le caratteristiche che sono necessarie, che sono richieste dal mercato in questo momento. Prima di tutto sarà un prodotto di fascia alta, che è una fascia che fino ad oggi TCL non ha toccato, però ovviamente essendo il terzo produttore al mondo di televisori è giusto che in questo momento TCL faccia il passo e si muova anche in questa direzione. Questo televisore è un televisore che avrà un prezzo al pubblico indicativo ad oggi che si aggira intorno ai 4.000 euro, è un 65 pollici curvo con tutte le tecnologie necessarie che richieste dal mercato in questo momento, quindi è un televisore curvo col pannello Quantum Dot, quindi con una gamma colori, gamma di luminosità superiore a quella che è la media, è un Android TV, quindi è compatibile con Google Store, ha il processore che è quad core e ha soprattutto anche una soundbar integrata che verrà rilasciata in Europa con il marchio JBL. Okay. La risoluzione del pannello invece dove si aggira come collocazione? La risoluzione è 4K, quindi Ultra HD. Okay. È un pannello davvero meraviglioso. Ma quando è che potremo più o meno vederlo nel nostro paese? Allora, diciamo che sarà presente sul mercato nel prossimo anno, nei primi mesi del prossimo anno. Al momento non ci sono ancora date definitive, comunque diciamo che nel primo quarter o nel secondo quarter del prossimo anno sarà presente anche in Italia. Però ovviamente non è l'unico pannello di TCL che arriverà anche da noi. C'è magari giusto qualche nome di altri modelli che arriveranno? Assolutamente sì, TCL sta vendendo in questo momento, già presente anche sul mercato italiano, un prodotto di fascia alta che viene chiamato C1, che ha una risoluzione 4K, wide color gamut, soundbar integrata, in questo caso marchiata Harman Kardon, smart TV e quant'altro. Quindi diciamo che TCL è già presente sul mercato con prodotti di fascia alta ad un prezzo ovviamente molto, molto accessibile. Va bene, grazie mille Roberto, grazie mille amici di Chimera Revo e noi ci vediamo ai prossimi video sempre qui da IFA Berlino.